Kai. Per esempio a me piace un sacco Wraith, però è difficile da usare, quindi a volte per esempio con la tattica trollo il game, quindi non capisco se può essere il mio main, ma può essere, cioè se ti piace Wraith, cerca di migliorare con Wraith, non... boh. Se ti piace Wraith, cerca di migliorare con Wraith. Wraith non è male. Poi Wraith, anche lei probabilmente in futuro verrà migliorata. Perché peggiorare non può. Peggiorare al momento non può. Cioè, nel senso, non perché faccia schifo, ma perché l'hanno già nerfata in passato, quindi sicuramente se le fanno qualcosa al massimo la buffano. Secondo me sta benissimo come sta. Secondo me Wraith adesso sta benissimo come sta, però se dovessero cambiare qualcosa sicuramente sarebbe un buff e non un nerf, quindi... non male. Buonasera. 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 Hola. Dai ragazzi, facciamo questo Albatros, questo par. Ma sei passato alla fine da Green Records? Kai campione. Hai vinto una deathmatch o una controllo? Non lo so. Chiedilo okay. Lady 3 mesi fa. Va bene. Quando e sei stato da Green Records alla fine? Alla fine sì. E hai trovato qualcosa? Ho trovato della robetta, ma non l'ho comprata. Vabbè, e comunque ha fatto un refill, hai visto? C'era roba diversa. Ah sì. Io ho preso 2 maglie della Rip and Deep. C'erano XL trovate. Pazzesco. Ma perché quel coglionazzo non la racconta giusta? Quello è... lui non la racconta giusta. Già. No. Quando si mette a fare la batteria sul balcone, lì capisci che qualcosa sta tramando. Sì. C'è qualcosa di losco. C'è... qualcuno. Anche io ho hit di 11. Chi è questo? Oh. Bella lì, mi è stata quello per terra. Quello è fuori combattimento. Vai, distruggilo. Oh, va caustici. Ecco come si inizia una battuta. Devo fare il push figo da guapo. Comunque roba comunque bello. Ma comunque praticamente io quando sono stato c'erano le maglie. E sai che dietro dove ha messo lui le maglie c'è quel muro che era pieno di sacchi di plastica con dentro altre maglie, no? Eh sì. E io l'altra volta gli faccio fra, ma là dietro è pieno di maglie, le posso vedere anche quelle che sono lì sull'armadio dietro. E lui fa, no, quelle sono tutte SXS. Col cazzo, non è mai vero. Infatti, che cazzo hai preso, figa? Madonna cara, 8 milioni di S, non credo. Ma poi quello è il negozio da skater che da sempre si vestono con la roba oversize. Sì, e ma... S, cioè... ma no, ma infatti secondo me quel muro era pieno di altre maglie fighe LXL, solo che non aveva sbatta di tirarmele giù. Grande Edo. Probabilmente vuole tenersi per rivenderle poi, cioè. Ah sì, vabbè, può essere anche. Sostegno. 18 distrutto. Bravo Nico. Grazie. Ha pure quittato al volo. Ma aveva la spada questo. Vale, e io bene. Non la prendo, se la vuoi. Per il momento sto bene. Bella guide. Ma io ormai non l'ho più la spada. E io sì, solo che adesso... ma è sopra. Ma non tutti sopra, però. Uno è sotto. Tipo 2 di vita la lifeline. Fatto. Oddio. Oddio. Madonna. Che paura. Oh, che paura. Easy kill questa, veramente. Mamma mia. Facile. Il re di Apex Legends lo chiamavano. Yo, Pandits. Pandits, ma tu sei dei nostri o no? Alle 23. Ah, no, ma no, non può venire Pandits. Perché? Pandits non può venire. Non può? Pandits. No, perché sennò poi non è più Golf It With Friends, ma diventa Golf It With Golf With Your Enemies. Esatto. Cioè, E allora niente, Pandits, mi dispiace. Sono... ma anche qua, aspetta. È un po' ovunque. Ma, sono fortissimo. Che è successo? Ne ho knockato uno, Oh, si fa paura. Beh, buono. Minchia, tu mancava la Catalyst One Shot, che sfiga. Non me ne ero proprio accorto. Non ho capito un cavolo. Minchia, la Spitfire che forte. Arma più forte di questo videogioco.
Sì, ciao Nessi, io voglio fare, non da come cazzo. Una chat veramente bella. Pandits, Pinguiz, Surricato. Cerchiamo altri animali. Arrivano. Oh, dai. Non animali, ma persone. Facile. Inzicare il mio. Guarda, Gasmi. Ho fatto 39 flash. Preso uno. Oh, dov'è Lucio? È dietro di te sulla lava. Tranquillo. Nessun problema. Minchia! Pandiz, ma quanto sono forte! Oh, chi cazzo è quello? Pandiz, gradirei saperlo adesso, per favore. Non mi rispondere troppo tardi, grazie. Con la tua arma! Quanti, sei fiero di me! 13. Ma com'è che poi che c'era tutta sta gente? Che brutto, ce la sei. Com'è che c'era tutta sta gente in questo posto orribile? Forse ci conviene andare per di là. Chiaramente. Kai, quanti che hai? Due. Tu quante ne hai, Edo? Perché io ho 3 kill e 8 assist, vorrei capire se sono letteralmente quelle di Nico. Ciao, io ho 8 assist. Ho 8 kill, scusa, non 8 assist. 121 danni, vedete voi. Ah. Ma oh, comunque le mie kill sono tutte legit, 8 kill, 1600, quindi... Ma anch'io, sì. Minchia. No, non credo di averne beccato nessuno di one shot, sinceramente. Poi vabbè, li avrei colpiti un po', qualcuno ha fatto... No, vabbè, cioè, sicuro qualcuno abbiamo sparato insieme, ho avuto fortuna a prendermelo io. Però ecco, non ho preso nessuno, penso, con proprio 20 di vita, tipo. Eh sì. Proprio così. Boh, la Spitfire era top 10, wow. Era top 10 da fare. Ah sì. Facile, una è andata. Ho visto Jojo. Manga di merda. No, non l'ho visto. Non l'ho visto e non l'ho letto. No. Costa troppo. Cioè, allora, io non guardo anime. Leggo manga, ma li leggo solamente legalmente. E Jojo è purtroppo una spesa troppo grossa per me. Cioè, sono tutti i volumi con sopra copertina. Quanto costano? 5,90 l'uno? Non sono... 7,50? Minchia! Costa tipo 8 miliardi. Sono 8 milioni di volumi. Costa 8 miliardi in totale. Non è fattibile. Conta, cioè, no. Che l'ultimo uscito attualmente sono... sono 27 volumi da 6,51 euro. Mi full e vado. L'avevo distrutto il Mirage, aveva 2 di vita. Io vado lo stesso. Ma vai! Io credo in te. Mette Nico controllo se mio fratello. Ma è quello veramente? Ma non pensavo fosse possibile, sinceramente. Che fosse veramente lui. Preso uno, manca l'ultimo. No, ragazzi, però Scila. Ecco, tipo questo. Questo non era legit. No, questa non era legit. Però è la prima non legit, dai. Ma questo spadozzo di Dio, chi è? Avete un Phoenix per caso? Sì, è qua. No, un Phoenix, non una spada. Sì, è qua. Ma no, quella è una spada. Cioè, è da dentro, davvero? Sì. Ma non c'è, non è vero, ma che cazzo dici? Vabbè. Ma avevo anche guardato. No, il bello è che avevo anche guardato questa cassa, perché... l'avevo vista che era viola. Mamma mia, che incompetenza, ragazzi. Bella Shinigami. Ciao Nico, ti seguo da quando eri forte. Là è più soltanto. Non sono più quello di una volta. Mi sto riparando. Dai. No, l'alcol rovina le cose. Eccomi. Dai, in questa partita proverò a fare più kill e più danni di tutti. Come disse una volta qualcuno. Dovrebbe essere fattibile, dai, credo. Non lo so. L'ho fatto per il tuo contatore. Contatore zipline prese dai compagni. Grazie. Sì, mi serviva tipo 8 minuti fa. Beh, meglio tardi che mai. Ho tolto il rapino. Come disse il famoso Kai. Beh, tagliare il rapino è la migliore tecnica. Lo facevo anch'io. Che bello vederti usare Octane.
Ma ho smesso di usarlo perché sinceramente è troppo facile. Mi annoio a fare sempre così tante kill, a vincere sempre con Octane. Quando hai 60.000 kill su una leggenda, poi le cose diventano veramente troppo semplici. Quindi ho deciso nelle ultime stagioni di esplorare nuovi orizzonti. Mi diverto un po' e rendo il gioco più divertente anche per gli altri, che sennò sia compagni che nemici. Sennò qua, se uso Octane, nessuno combina nulla, diventa un po' noioso per gli altri. No, non vorrei causare ora troppi danni al gioco. Con Kai 3-3-3-3, oddio. Che emozione, yeah. Ti capisco. Che è successo? Cos'era? C'era gente. Ah, il Kraber, ti sei emozionato. Tra l'altro il Kraber c'ha pure Nessie, sì, in questa modalità, quindi... Sì. È tanta roba. Arma peggiore del gioco, sempre detto. No, perché non sai fare i trick come a me. No, lo so. Sì, vabbè. Te l'ho già detto, dovresti farti un ripassino di cos'è un trickshot, perché sotto il 1080 non si può considerare trickshot. Sotto il 1080 e con nemmeno un instaswap non si può considerare trickshot. Poi tu manco sai cos'è un instaswap perché c'hai tipo 15 anni. Sì, sì. La videoprova contro di te. La videoprova. Ok, ho capito, ma non è. Allora, il suo trickshot contro di me era letteralmente un hit in volo. Un hit in volo! No, neanche una. Ma, dai, ma vai. Dai, era un hit al volo. Trickshot. Oh, c'è gente, c'è lui. Cioè, sono i trickshot di Gianmarco Tocco. I trickshot di Blur sono aspetta, quelli. Sincero, 360 senza lento, nulla. Ma era un 360. Molto lento, però 360. Edo, gradirei una mano, se puoi. Però, vabbè, sì, non. Sì, cioè, visto. Uguale. Edo, come un trickshot, Edo, vieni a fare un trickshot col tuo Kraber, per favore. Ok, no, niente. L'ha rianimato, già, l'ha già rianimato, eh. Nico, ce n'è uno in faccia. E facciamo questo, allora. Guarda. Se vuoi, eh. Ce l'hai? Adesso. Ma sei andato veramente di Kraber! Edo, sei pessimo. Ovvio. Cioè, ci sono Ryzen e Lifeline. Edo. No, l'hai colpito, non ci credo. Occhio, Edo, che hanno Lifeline, eh. Occhio, Edo, che hanno Lifeline. No! No! Vabbè, dai, sei stato bravo. Se fossi stato più vicino a me prima, guarda, se fossi stato più vicino a me prima quando ho noccato il primo, però... Cose che succedono, peccato. Ma il problema è il fatto che quello l'ha fatto il cazzo. No, ma che partito ho trollato, mannaggia. È vero, sì, lift, batteria gratuita sul lift, vabbè. Se no me li facevo pure, volevo fare pure il trick shot sull'ultimo. Eh no, ma il problema è che tu stavi dall'altra parte della mappa per prendere quel Kraber di merda. Cioè, tempo non aspetti tempo. Lo so, Dioribo. Che cazzo di nome è Dioribo? Vabbè, ci sta. ma diventerai anche sulla PlayStation Dioribo o... Cioè, come funziona? Perché sulla Play vedo che hai ancora il nome vecchio. Ma aspetta, quindi Dioribo adesso... Questa cosa è una bestemmia, insomma, cioè... Verso Dio o verso Ribo? Emoji della bestemmia? Dioribo. R. Shrek? Si sa quando esce l'evento per la recolor dell'Irlum di Crypto? Stagione prossima a sto punto, perché questa stagione finisce tra tipo 2 giorni. Allora, questa stagione finisce il 14... No, il 13. Questa stagione finisce il 13, quindi se l'evento non esce il 30, che a sto punto credo di no, direttamente stagione prossima. Potrebbe essere tipo il primo evento della stagione. Apriamo le danze. Magari una settimana dopo inizio stagione, o proprio al lancio della stagione. È già capitato che mettessero eventi al day one. No. Madonna, quanto devi esplodere. Ma sei il più forte, mi spiace. Mannaia. Ecco, guarda, cioè. Mamma mia, 138 kill. Oddio. Tanto su Horizon ho 8000 kill. Sì, ho il badge che skin di Stagecatch. Quale? Quello delle due corone. Come fai a non averlo su Pathfinder? Che cazzo vuol dire? Giuro, non riesco a farlo, cioè. Cioè, vabbè, più che altro... ok. Qual è quello delle due corone? Le due corone, devi vincere la partita in cui sei sia campione che kill leader. Cioè...
Ma cioè, che stronzata. Tu devi comparire come campione all'inizio e vincere quella partita come kill leader per fare il badge delle due corone. È abbastanza facile, però vabbè. No, no, difficilissimo. Cioè, lo può fare per Stegic. Ma allora, piano. Cioè, oddio, la stagione finisce il 13. Il 13 febbraio. Horizon, perché prima ci sono io. Facciamo anche terzo. Ah, è vero, al lancio c'è l'evento dell'anniversario. Beh, beh, sì, di sicuro. Anche perché sì, l'anniversario... magari fanno... Magari fanno l'Irlund di Crypto all'anniversario, pensa che... Mamma mia. Proprio per rimetterci un paio. Recolor di Crypto all'anniversario, mamma mia. Irlund più voluto, amato dalla community. Sicuramente. Sì, è così la fiducia. Esatto. Ma Fizz Fabric Up, esatto, vatti a prendere gli OPAP. Ok, volevo prendere più parte e sono... Distrutto un parte? Da me alla porta è bloccato. Ma che kill. Ma, ci penso io tranquillo. Ah, che tanto. Ma che kill. Ma è incredibile. Veramente assurda, l'ho vista anch'io. Nico, non sali. Ci credevo. Devi salire. Perché? Ma da dove? Perché c'è gente. No, passare. Ci sono, ci sono. Devo salire, devo salire. Tranquillo. Ciao Fabrica. Aspetta che mi curo. No. Oh, ma questa era una box per lottare. Vabbè, dai. Kai, amicizia da tipo 5 minuti. E come ho conosciuto Stekic, praticamente ha donato un sacco di soldi. E poi chiedeva di giocare insieme. E quindi, visto che mi aveva donato un sacco di soldi, mi sono sentito in dovere di giocare con lui quando me l'ha chiesto. Cosa? E come ho conosciuto Stekic. Ah, sì, vabbè, sì, lui ha donato tipo 300 euro al canale. E poi chiedeva di giocare insieme, e quindi mi sono sentito in dovere di dirgli di sì. Ha comprato la mia amicizia. Mamma mia, mamma mia! No, te ne regalo altri 10. Ok, giochiamo. Ma la doppia! La doppia di Kai! Con tipo 4 danni. No. L'importante è l'esito. Sì. Il kill leader, mamma mia. E niente. Un attimo. Ah, va bene, Nico, vuoi morire prima di che? Perché io non lo adesso. Va bene, sì. Cioè, ok. Qua davanti c'è gente. Hanno utilizzato il respawn. Fabrizio, sembra ancora uso. Fabrizio, dove cazzo. Ne ha respawnato uno solo. No, due. La lifelane è craccata? Che storia, ne ha respawnati due. Free kill. Speriamo. Non posso salire qui sopra io purtroppo. Pathfinder. È qua sopra di me. Se voi potete salire avete due leggende di movement. No ragazzi, faccio schifo di Avok. Faccio schifo. Ma non è vero. Ma no, secondo me no, dai. Che schifo. Attenzione che Kai fighta con respawnato. Arrivo. No. La life è respawnata. È craccata. No, dai, era one shot, era one. Uno one left sotto. Ma là sotto o qui dietro? Letteralmente là è one. Ma là dove, Edo? Non lo so. Ma Edo, cioè tu mi hai fatto ignorare Kai per terra? Non c'è più. Ma se lo merita. Vabbè, dai, vado a rianimare. Non lo trovo. Vattelo a cercare tu, dai, ti prendi la kill che ti sei meritato. Non lo vedo io. Che tossico. Ah no. Ho bisogno di colpi energy che ne ho zero. Forse ha respawnato di nuovo lui. No, non può essere. Un po' lontano. Decisamente. Vabbè, pushiamo lì. Questo qua respawnerà di nuovo. Io sono praticamente solo di R45. Sì, qua. Seguendo ma succede, bella karma. Ma scrivere in chat. Beh sì. Aspetta, li hanno già pushati. Porco. Davanti a me. E craccati due.
qui dentro. Però io appunto non ho colpi, ne ho veramente pochi, quindi... Vedete, c'è anche l'altro team di là, eh. E questi si saranno... Ma sono sopra, non sono dentro, cioè... Cioè... Sì, sono sopra. Tranquilli. No, ragazzi, lo volevo far esplodere. Ma chi è questa? Che lo conosco il nome. Ma che vuol dire? Quella... cioè, non so come si chiama la leggenda. E il tocco. Ah, Conduit. Ah, ok. E zoccola. Ho zero colpi energy. Ma tu, scusa Edo, non avevi l'Avok? Cioè, dove hai lasciato i colpi energy del tuo Avok? L'Avok, avevi l'Avok prima, no? Io lo scorso game ce l'avevo. Ma come lo scorso game che lei... No, trolli. Trolli? Ma non ce l'ho l'Avok. Ma se l'hai usato adesso che hai detto sul ponte, no raga, faccio cagare con l'Avok. Te lo giuro. Io ho detto col Flatling. No. Non mi risulta. No, hai detto proprio con l'Avok, ne sono veramente sicuro. Però vabbè. Ora faccio la clip. Te la mando e ti guardi in cazzo. Oh, io pusho con voi, ma sono dire 45. E dentro la ne ho colpito uno qui, Due volte l'Octane. Preso l'Octane. Per prendere là. Aiuto! Aiuto! Madonna! Un volo... Pazzesco. No, ma che cazzo è sta cosa? No, ma sotto la lava! Allora, spiegatemi. Cos'è successo? Ah, c'è un altro team, è successo questo? No, sono pure morto... Mamma mia. Certo che fightare di Re45 senza caricatore per di più è veramente brutto. Infatti tocca fare così. Spiace veramente però lasciare l'Avok, mannaggia. Stava andando veramente bene. L'Avok il Volta, minchia. Ma questo c'aveva non aveva il caricatore leggero. Ma Edo, proprio lì, cioè... Avevi cose belle? Caricatore leggero. Non avevo niente. E che minchia, cioè il caricatore leggero blu ce l'avevo zero. Avevo la vita di Kai, cioè non cazzo. E dove dobbiamo andare adesso? Di qua? Andiamo lì. Questo è il caricatore energy viola. Purtroppo. Non è, mi potete restare vicino a frammento. Però non ci sono colpi. Cioè, se lo vuoi prendere. Ma no, possiamo. Vabbè, dai. No, qui. Ma lì c'è gente, scusa. Non si può. No, lì è chiuso. Ecco, e io direi di andare qui, che mi sembra più libero. Cioè, una giocata veramente intelligente, sì. Molto più intelligente come cosa. Ribo, allora come ti sei conosciuto con Nico? Ribo si è conosciuto con me perché tipo mi spammava in privato su Instagram e un giorno eravamo in due e l'ho invitato io a giocare. Che roba. Mi spammava su Instagram canzoni, cioè mi spammava canzoni. Cioè mi rispondeva alle storie in cui io mettevo canzoni, mi spammava canzoni e poi l'ho invitato io a giocare. Perché eravamo in due, io e Dracor. No, Nico, mi consegno del destino. Scommetto che là c'è un Kraber. Sì, è tutto tuo, tieni. Ora lo pingo, vediamo se... Ma non ci sarà mai un Kraber in safe 2, Edo. Mi dispiace deluderti. Spada Potence. E nell'altro... Nell'altro c'è un Kraber, Edo. Vado. Però è quello che... Vaffanculo, vai. Poi ci lasci da soli come prima. Vado. Non me ne frega. No. Kai, ti ammazzo. Ma sparando qua dietro. Occhio a questi. C'è gente al ponte pure. Ah. No, allora forse solo qua. Allora fightiamo questi così andiamo anche verso il Kraber. Mi sembra un'ottima mossa. Oh cazzo, c'è un pat. Quasi crack il pat. Però hanno la spada. Ho paura a pushare, sinceramente. Ma la spada fa. No, sbocco, cioè, non... Ma cosa fa sbocco? Figa, fa 8 miliardi di danni. Pat one shot. È letteralmente più un vita. L'ho crivellato. Ma uno è sceso da Edo? Sì, ce l'hai, te lo colpisco, vai, pushalo. Buono. Aspetta che ho paura che pushino dietro, però. È fatto? No, nessi di merda, vai via.
Ok. Adesso abbiamo la gente che arriva da qua, credo. Ora. È già arrivato, aspetta. Ah, 1-1 di vita. Ho lasciato uno di vita all'Octane. Cioè, proprio veramente 170 blu gli ho fatto. Almeno due. All'Octane però 170 blu. Vai, vai, vai. Quanto bellusso. Distrutta anche lei. Ha uno di vita totalmente. No, no, un po' di più. Preso. Ragazzi, per un tacco. Ho capito, devo swappare cose. Da me. E se l'Octane è da solo? No, chi è da te? Io do occhio al Biscuit, che è di vicino. Non è tanto da solo, sai? No. No, ho detto se è l'Octane è da solo. L'Octane è qui. No, non è da solo. No. Quello da solo è da me. Quello da solo è da me. C'è ancora un altro team. Quello da solo è da me, l'ho visto. Quello da solo l'ho pure distrutto. La scena. Adesso puoi anche morire. Me ne pento. Ma. Madonna. Mi curo, arrivo. Ma non morite. Kai, resisti. Resistete. No. Aspetta, ci sono. Ma con questa conferma diretta. No, ma Edo, perché devi trollare giusto per. Sei trollato per far morire apposta Kai scomunicato. Non ci sta. No, non ci sta per nulla. Dove sono? Pingameli! Sono per terra. Ok, qua è one. 150 quello? Bravo, fatto. Edo. Ho fatto 150 bravo, quello sopra, non so dove siano. Quello è fuori combattimento. Dai, ti prendo. Gli ho fatto solo 10. Pensa alla safe. Vabbè, se te lo fai bene, sennò GG. No, Edo, one, te l'ho letteralmente detto. Pensa alla safe, te l'ho detto. Te l'ho detto perché. Allora, voglio ripushare. Ho capito. Lui è uno schietto libero, non puoi placarlo. Te l'ho detto, pensa alla safe invece di pushare. Dai, Nico, te li fai. Ma quanti sono? Quanti sono? Due. Ma due hanno pure la spada, ma dimmelo, figa. Io pensavo fosse solamente il. Ma come che ne sapevi? Io pensavo fosse solamente il fuse. La spada. Cioè, erano in due. Tu hai pushato 1v2 e un team con la spada? Aia. Invece, cioè. Volevo fare la tipica scena americana. Tipo, è stato veramente. E poi eravamo anche in 2v2, cioè potevamo anche vincere. Potevamo anche vincere giocando dopo normalmente. Cavolo. 45 secondi per arrivare al livello. Sto pure finendo i colpi io. Molto brutta come cosa. A parte comunque ci dovrebbe essere uno col crapper. Ma uno di loro due? Mo ti arriva una crabberata. No. No, scusa, c'era anche il tuo crabber. Ah no, chi l'aveva preso il crabber di loro? Il crabber, stavo guardando e qualcuno l'aveva preso. Ma no, scusa, è ancora lì. Quella è una spada lì. È una spada, è un altro che è caduto. C'è sempre aperto. Ma no, c'è il segno, scusa. Ma io vedo la spada sul segno. Ah, è la spada, sì, è la spada. No, è vero, è vero, è vero. Oh, Rico, stanno restando. Che devo fare? Vabbè, mi fa piacere, ma vado a prendere la spada che posso vincere, magari. Ok, il crabber l'ha preso quello là in solo, mi sa. Cazzo, però così mi perdo il Nessie. Meglio il Nessie o la spada? Vabbè, tanto l'ultimo game. La spada ottima. Ma ha pure il dash, che figo. Sì. Io direi di aspettare che crabbera uno. Ma quando lo crabbera uno? Prova a dargli il mio potere. Passa il mio potere di Il crabber l'ha preso lì, non era il nostro. L'ha trovato. Ah no, forse era quello sempre. No, mi sa ne sono caduti due. Ce n'era letteralmente un altro. Ah. Cioè ne sono caduti due. Se quello col crabber non se ne fa neanche uno, però. Ora easy. Dico che non lo faccia letteralmente. Ma è quello dell'altro team però. Ok, swappa e pusha. Ma è. Bello.
Te la fai. Eh sì. Che sfiga. Cazzo, se rimaniamo vivi, forse potevi fare 4K. Che pal. Allora, io proverei a aspettare di one shot tutti così. Ti sei chiuso. Lo so. Che sbaglio. Roba... No, non era... Grazie Sandro per la resub. Ma Edo, guarda, ti dico, se rimanevi vivo tu, potevamo vincerla in 2v3 contro questi. Dopo che ho preso il knock, minchia. L'ho trollato. E lì avevo il knock su Fuse in 2, questa l'avremmo vinta, minchia, tutta la vita proprio. In 2 questa era vinta in scioltezza incredibile, knock su Fuse. Colpa di quel pagliaccio di Kai. No, cioè, è colpa tua che hai pushato in 1v2, però... Mannaggia. 20 bombe. Sì, ma tocca vincere adesso, però. Due volte secondo... No, non due volte secondo, vabbè, due volte persa con 11 kill, Dio buono. Ah. Dai, questa qua la vinciamo e facciamo 10-10-10. Vabbè, apro un pacchetto di cracker intanto, non so se... Un pacchetto? Ah, il pacchetto di cracker. Beh. Forse... Doriano. Per forza sei migliori, cioè, c'è poco da Doriano, sì, sono i migliori, poi costa tipo un cazzo. C'è il sacchetto quello grande, no? Due top 10. Tony, hanno vinto grazie a quella. Ci sta. I primi due set, minchia, un babbo stasera, però. Stamattina. Ups, l'ha fatta poi, sì, strategia. E infatti io letteralmente ho detto, guarda, se perde il suo set me ne vado. Per fortuna non me ne sono andato. Quale? Ah, il secondo intendevi. Quanti sono? Cavolo, poi quando tu avevi noccato uno di questo team qua, io avevo anche lasciato one shot quello che saliva, ma non avevo purtroppo la jump pad per pusharlo. Ma pure io avevo distrutto la loba. No, io quello. Ma come hai distrutto la loba sulla zip? Che l'ho fatto tipo 190 io. Non può essere. O loba o fuse, non mi ricordo. No, l'altro. Quello che ha preso la zip. Ho fatto 150. No, l'ho sparato solo io. Tu hai sparato all'altro prima. Sì, avrò sparato all'altro. Sì. Questo è il tuo campione. Il nuovo Cimelio, no. Per la mira, 5-4, curva di risposta classica. 5-4-1? Bel modulo. 5-4-1. Bel modulo per morire giovane. Se lo usi su FIFA. Cioè. Nel senso. Abbiamo un team che scende proprio con noi, mi sa. No. È sceso alle casette prima. E io non ho trovato... Cosa? No, sono morto prima io. Sono appena morto, no... sì. E cerco di arrivare verso di voi, così non morirai. Ok, ho un'arma adesso. Fez fabric up. Sono due team. Voglio rigiocare la carabba col critico. È stata più easy, non so cosa. Questo no, ma era un team solo o due? No, erano due. Ma c'è ancora gente? Ah, ok, sì. Che sfiga, ogni volta ogni volta che vado io al centro non spawna la viola. Però ho il rest dorato. Quindi... Non hai bisogno della viola. No. Conquistato. Va bene. Hai la tua purezza la palestrato già. Aveva preso la zipline per andare sopra questo. Hanno finito l'ultimo di un team. Il mio. Grave errore. Ah, penso l'abbia ucciso qua dove è caduta la spada. No, non è vero, la spada era ancora lì, non l'ha presa nessuno. No, qua sotto, qua sotto. Sotto di me? Ma dentro? L'anello è dietro l'angolo. Qua dovrebbe essere. Sì, a me pareva dalla mia parte. Ma sì, è vero. Allora, ci dovrebbe essere una zipline. Non
non pensi, saga, sparandomi. Ah, di merda. L'ho colpito con la granata. Top granata aurea. Top. Perdonami, però. Io ora mi dovevo ricordare. Visione piatta, ha fatto una kill, attenzione. Chiaramente stellare questo, dai. Sì, italiano nella nostra stessa lobby. Guarda caso. Secondo me era terribile un account fake. Il quarto. Ah, ma il tasso critico sta al crafting. Sono qua davanti che sparano. Proprio qui. Diamo un'occhiata laggiù. Prendiamo le granate, perché per fortuna con lo sconto di game mi ha scolto Horizon. Metà squadra lì. Medolino è il nuovo leader uccisioni. Ma Kai, ma tu fai veramente parte del VGF? Sì. Sì, membro ufficiale, fondatore. Fondatore del VGF fan club su Instagram. Sai che l'ho visto veramente la Union? Cioè, anche Bradley ci ha fatto pure una foto. 150 viola. Anche Bradley. Con Brady a fianco all'Alion che si fa una foto. Ho trovato peccato. Si sta facendo. Scommetto che si sta facendo almeno 5 danni insieme. Perché? Una era viola? Penso di sì, conoscendo l'Alion e Brady. Ma io parlavo di Brady, non di. Aspetta, uno si sta avvicinando un botto. Sì, quelli vicino, È uno lì, sì. L'ho visto. Bravo. C'è sta uno in casa. Craccato. Non ci credo. Mi sa di cazzata. Edo, ce la fai? Easy. Ragazzi, questo sera è proprio brutto. No, infatti. Oh yeah, quello era l'ultimo. Infatti, non stavo capendo. Nico. Rest dorato addirittura, cosa vuoi di più, dai? No, già per il fatto che. Puoi killarti con l'L1 di Octino, ti tiene uno di vita. Ti tiene uno di vita. Quanto belle rose. Materia verde. Wow. Wow. Andiamo al tic bottino, così mi trovo il tasso criticozzo. Il tic bottino. Il kick tic chiactus. Tic chiactic. Il chiactic. Chiactic. Che non hanno ancora aperto, veramente bizzarra scelta. L'hanno aperto ora, infatti, qua. Mannaggia. Io che speravo di beccarmi il tasso critico qui, Anche qui. Beh, insomma. E io ne ho lasciato one shot in Revenant. Revenant aveva 30 di vita, tipo. No, ragazzi, ha 2 di vita. Fallo, Edo. Dai. C'è una roba. No, ragazzi, ha 2 di vita ancora. Ma chi? No, ragazzi, Revenant mi ha rotto i coglioni. Oh, bravo, Edo. Questo Revenant, ma proprio cazzo. No, vai, ma veramente cagata la cazzo questo Revenant. Proprio una rotta di vita. Ma a 40 di vita quello con la spada, madonna quanto godo. L'ha ucciso l'altro team, ma godo uguale. No, l'ha ucciso l'altro team, però godo uguale. Il bastardone con la spada. Preso con la bomba. Ho fatto con la granata. Madonna che mi fai di me. Sto preso a vicenda. Siete 1v1, Edo. Madonna che mi fai di merda. Si fa la giocata. Veramente. Ma buono. Main Horizon. Ce l'hai. Calcione, mamma mia. Che roba. Nerf Horizon, per favore. Aspetta. Che cosa? Dai, Ressalo, non rompere i coglioni. Non è ancora finito qui. Mamma mia. Mamma mia, oh. Che tossicità. Ucciso dal rancore. Si potrebbe dire il Sasuke di Apex Legends. Mamma mia, che Chi è che mira di merda che ho avuto? Sì, devo dire che hai proprio fatto una mira. Sì. No, è vero. Sì, veramente orribile. Però dai, sei stato molto bravo con il lift, quindi hai bilanciato. Cazzo stare. Vabbè, ci sarei spottati. Ah, che culo. Dai, compari, andiamo.
Kai, tu hai già i punti per farlo. Tu no, Edo, è inutile che ci provi. Oh, ne hai 40. Ah, ma comunque scusa, però. Cosa? Di mettere l'aimbot, ecco come ti ho fatto il tipo. Apex Legends Global Series. Come l'hai ottenuto? Guardando una live su Twitch? Esattamente. Ah, ok. Immaginavo. Ci sta. E davano anche la skin di Valkyrie, molto bella quella. Mm-hmm. Se non sbaglio. Quella era veramente figa. E poi cos'altro davano? Boh, un ciondolo. No, questo è quello del livello 100. Quello è il ciondolo del tuo sudatissimo livello 100. Oh, caccio gente. Vabbè. Ok. Dove? Cazzo, dovevo trollare. Mamma mia, che troll epico. No, perché io sono molto competitivo, quindi mi spavio così. Troll epico, ho finito male. Oh, ma troll incredibile. Cosa? Non troll c'è l'ombra di player? Non ci casca. Cosa? Me l'hai proprio fatta. Può farmi cazzo e fare Fates. Fates. Metto la zipline competitiva. Ok, là, vai. Pronto a volare su una zipline. Io. Di che è sto loot incredibile? Ecco. Mamma mia. Mm-hmm. No, la zipline da sopra. C'è gente là comunque. Sì, arrivo. Io mi sa che torno indietro. Ciao chiave. Perfetto. Ok. Non è così che si scrive chiave, però. Fatto un po' di danni. Ma ho i packet loss. Ecco perché sono morto. Oddio, essi di merda. Io ho 20 di packet loss. E infatti faccio un reg. Non bello, non bello, sto laggando un bel po'. Guarda, sì, mi condito con altri metodi di Sì, e mi sa che è esatto. Ehi, ciao, ciao, niente. Dai, Kai, sei proprio stanco. Mi ha fatto la combo con la spada. L'ho scopata, presa. Chi manca? Lo so che gli farò un altro metodo della Madonna. Non ho capito dov'è, però. Ah, ma è. Non uccidere il mio amico Kai. No, non capi scenda. Ho noccato uno dell'altro team, vedo io. Lo so, che ti devo dire. E sono qua davanti che restano, ma non ho chiesto. Lei non. Te li trovi tutti vivi. Non so se posso farcela. Va bene, ci puoi provare, dai. Tanto la top 4 l'abbiamo presa per le sfide. Peccato. Madonna, io che odio in occa vicenda. Sono veramente, ma tipo, tanto odiosi. Che palle. La carriera, tranquilli, ragazzi. Che palle in occa vicenda. Farò un ring della Madonna. Bell'angelo. Se questi sono dei push. Ma quello Scorpion Crazy che ha fatto tipo 85 knock di fila? Ma ti stanno pushando? No, mi sembra di no, infatti. Ma penso non sappiano neanche. Ah no, si sanno di. No, ok, lasciamo stare. Ok, dai, buono. Oggi la mira. Vabbè, dai, 9 danni, non ti. Cioè. Aia, no. Non è comunque male. Aspetta, fa questo e poi ti scendi. Ok, ci sta. Ho capito il processo, va bene, grazie. Vorrei imparare a usare Horizon, quindi io nel dubbio prendo appunti. No, visione piatta con i suoi 189 danni, raggiunge la top 3, attenzione. Oh cazzo, visione piatta. Visione piatta, dall'alto dei suoi 189 danni, raggiunge la top 3. Grande risultato per lui. L'inizio di una splendida carriera. Aspetta che metto l'aimbot. Okay. Ribo, per favore, attivagliela. Cioè, dai, hai visto. Ne ha bisogno, Ribo. Dai. Sì. Fagli questo regalo. Anche solo per una partita. Ma l'Inter ha sbagliato il rigore alla Fiorentina. No! Scegli la leggenda cripto. No, credo che non. Cioè, praticamente non è valido. Ah, ok. Allora cazzo. Sì, non pensavo. Ah, ok.
Ma quando l'ha sbagliato il rigore la Fiore? Ora. Ma io voglio sapere, ma per le squadre che giocano contro l'Inter è valido? Allora, rigore non sbagliare i rigori. Sommer, bruttissimo rigore di Nico Gonzalez. Mancino debole bloccato dal portiere del Cicero. Ma è permesso segnare un rigore perché gioca contro l'Inter. Sa che Nico Gonzalez ti fa un po' Inter. È permesso segnarli? Oh, boh. Cioè, nel senso. Ah, ma tu hai scelto la leggenda per te. Ci sta. Vabbè, lo si sa dal primo giorno, niente di nuovo, però. Qua mi sa proprio di Lenda Mulino, Mi sa proprio di Lenda Mulino, Mi sa proprio. È quella partita. Esatto, sì. Vedi, era proprio la partita del Lenda Mulino. Ci sono due. Tre team, forse? No, quello è un Mirage. Due team, allora. Però uno dei due è Mirage, quindi è tipo un team. È abbastanza. Cioè. Io comunque di sicurezza andrò qui a lootare. Sì, vabbè, hanno Mirage, quindi è pericoloso. Che fortunello che sei stato. Dimmi. Una volta per il mio compleanno. Il 4. Oddio, compi gli anni anch'io. Sì. No, io. Li compi il 4? C'ho un po' di addosso. Sto arrivando. Non gli regalare la viola, per favore. Ok, ok, uno one shot e una terra. Ma cioè, mi ha aiutato l'altro team. Purtroppo. Sì. Me ne hanno anche rubato uno. Me ne hanno anche rubato uno, però mi hanno regalato la lifeline. Occhio Edo, hanno la viola, ti conviene andare piano. Poi vedete. Cioè, sei anche da solo, perché io sono tipo di qua. Ah, grazie Nico. Sì, cavolo, avevo tipo 10 di vita, mi dovevo. Vabbè, quello. Vabbè, sto lembo. Ho abbattuto quello lì. Oh, forse c'è un tipo. Ho rotto lo scudo a un. Edo, allora, quando sei per terra, se premi R2 fai lo shield up, che in certe situazioni può essere veramente d'aiuto per il tuo compagno che è ancora in vita e sta combattendo. Non so quanto potevi fare. Ma se tu mi avessi fatto shield up su quella sinistra, avrei continuato a sparare alla conduit, mentre mi sono trovato a dover sfruttare la roccia come copertura perché non avevo il tuo shield up. Lo shield up sarebbe stato d'aiuto sulla conduit, però vabbè, ci sta. Sono un po' dormendo. Sì. No, solitamente quando sei a terra tieni premuto R2 per aiutare il teammate che è in vita. Non è che è una regola, però è una cosa che si fa solitamente. Bella Jake. Chi l'ha scelto questa cosa? Cioè il senso comune. Non è il senso comune che ti porta a fare questo gesto. Cioè, è l'unica cosa che puoi fare da per terra per essere utile, quindi. Sì, ma perché dovrei farlo? Per aiutare il tuo compagno e di riflesso pure te stesso, perché aiuti la squadra e tu fai parte della squadra. Non convince tanto. Allora. Adesso si fa i seri, cavolo. Era l'ora, però. Finalmente posso giocare Horizon. Finalmente si fa i seri. Finalmente. Ma non l'hai messo. Niente, allora. Oddio, 9 kill alle 4000. Vediamo se la facciamo. Epico. Un top banner questo. Scommetto 10.000 grumi che non le fa in questo game. Kill. Come? Sì. Ecco. Scommetto 5 euro che non le fai in questo game. Se fai 9 kill in questo game sono 5 euro, vai. Vai. Va bene. Va bene. Però andiamo lì. Cioè, dai. Dove? Qui. Che già non ci va troppa gente, almeno andiamo qui, che almeno un team lo troviamo. Il turbante. Vai. Ma turbante, Gatorade, asciugamano, due asciugamani pure. La cremina per le mani. Il G7. Vabbè, è la partita del G7, okay, palese. Che fortuna. E ti lamenti pure. Il me. Boh.
Quanti pianeti hai trovato? Scusa, quante armi volevi trovare su 4 cas? Quante pianeti hai trovato? Cioè, siamo a uno? Buono, ne mancano 8, vai. Qua sotto, vai Edo, vai, ce li hai, ce li hai. Cazzo. Vorrei un volta perché l'Avok non mi sta ispirando. Oh, guarda di 20-20, che fortunello che sono. Da allora, me c'è gente? Ho trovato tante più 20-20. Trovato, preso, cioè, ucciso. È vero che... Ah, vero, poi è vero che adesso potrebbe stendare. Scusa, non c'è niente, però... Ragazzi, c'è gente, c'è un fuse di merda. Vabbè, un fuse, hai paura, no? Vale, 20-20, va. Arrivo da te. Mamma, facile per Edo. Ma che scarso. Sì, ma allora, non, poveretto, dai. Mettiti le mani. No, sta restando. No. Bastardo. E cavolo, cioè, se resta poi lo devi uccidere di nuovo e non è una cosa bella. Fatto. Fatto. E ho fatto quello che ti hanno respawnato, tranquillo. E restato quello che era. Cavolo, vedo a 3 kill? Vabbè, dai. Poteva andare peggio. Grazie, amico. Che ho fatto? Foco phase. Vicini, vicini. Io non ho colpi. Cioè, ho fatto tipo il massimo che potevo con i colpi che avevo. Ho 0 colpi energy. Non voglio sfruttare arma. Cioè, mi sta piacendo l'Avok. Cioè, no, non è vero. Cioè, vorrei prendere il bolt più che altro. Però non posso giocare di G7. Un attimo che prendo un'arma e arrivo. Un Mastiff con 0 colpi. Easy. Madonna, che odio, che odio. No, 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 no. Togli il stesso potion. Se me lo so appare. Ma no, non penso. No. Ma quanti sono, scusa? Ah, ma vabbè. Non ho capito, sinceramente, se erano i compagni o... Quanti kill hai, Edo? Troppe. Basta. 4. Basta. Dai, avanti. Ma non ci ho colpi, attualmente con due colpi. Io ho dovuto mollare la mia arma perché non avevo niente. Sono un DG7 Mastiff. Beh, oddio, sì, non male, però. No, beh, molto forte la P20. Poi la P20 può tenere low up Nessi. Cosa vuoi di più? Beh, quell'arco è interessante. Ah, voi siete già andati, eh. Eh certo. Andiamo a cascate, io direi. Adesso vi raggiungo, dai. Ma qui c'è gente, mi sembra. Cioè, questo fumo non è naturale. C'è gente, arrivo subito. Davanti a me. Sta camminando accucciato. Ma camminava da accucciato con 10 di vita questo. Non ho capito. Non ho capito la giocata, ma l'apprezzo. Va bene. Ma questa non era una persona vera? Cioè, secondo me. Ce l'avete, eh? Allora io mi confermo il mio. Arrivano. Sì, occhio. Scossa. Attenzione. Oh, pure l'altra. Distrutta. Manca la conduit. No, vale, coglione, mi sa. Ah, no. Non è stata una buona giocata andare con il G7 contro la spada. Qua ce l'hai. Sopra. Dietro. Carico. Te l'ho bloccato. Vai, ha preso dei danni dalla spike. Ma è così, ti ha fatto qualcosa. Ma fammi curare. No! No, sta restando. No, non sta restando, sta confermando lui. Kakai, ti sta venendo a pushare. Va bene, ok. Cioè, calma, non è una cosa così grave. No. C'è lì dietro. È notato. Qua. Vai, trofai. Mira. Ma sta parando. Dai, è tuo. Bello, sì. È tuo. Secondo me no. Vabbè, questo che ha ucciso in tre, però.
Insomma, andare contro la spada non è stata una grande giocata. No. Vabbè, mi dispiace. Che cazzata la spada. Io ci ho creduto. Io sono andato di G7 contro la spada. Vabbè. Cazzo, c'era anche. Ma la spada, il bello è che l'ha raccolta da fuori lì. Cioè, era lì la spada, l'abbiamo ignorata noi. Cavolo. Si può andare su un golf. Ma no, ma ho detto fino alle 23. Facciamo. No, aspetta, ma. Ah, facciamo... ma è tardi. Prossimo sub. Ciao, Edoardo. Ciao, ciao. concordo, Legilio. Gli op-up molto belli. La spada. Ma io non lo uso più, Fro, perché mi sono rotto il cazzo. C'è questo problema. Però gli altri non si sono rotti il cazzo. Infatti, io la ignoro adesso la spada. No, la mod comunque. Cioè, a me ha stancato solo nell'ultima settimana. Veramente 3 settimane. Eccessivo, secondo me. Ma all'inizio ero anche felice che l'evento l'avessero fatto da 3 settimane invece che 2, però. Cioè, 3 settimane di sta roba è stato decisamente troppo. 1-0, finita? Complimenti, Gonzales. No, non è finita. Vabbè. No, ma che bastardo. Inzaghi ha fatto uscire Martinez per non farla munire. Giocata intelligente. Con la Juve. Abbiamo già perso. Ma quando mai l'avrebbe preso il giallo comunque, Lautaro, dai. Negli ultimi 2 minuti, non credo. Dai, 90. Tecnico Gonzales, ritorna e già fa danni. Ma vabbè. No, no, ma tre chance credo che non sia un leak che tornerà martedì, è garantito, cioè l'hanno detto, mi sa. L'hanno scritto loro su Twitter pure, credo. Non è un leak, è ufficiale. Beh, credere è una cosa diversa dal sapere. Non credo, ne sono sicuro al 70%. Anche io. Sì, e allora ci sta. Allora fa 140 in totale. Un nemico è appena atterrato vicino a me, amigos. Ok, 0 armi. Vai. Ok. Vai, prendi tutti i soldi. Oh, rampage, godo. Triple take. Mamma mia, la mia arma preferita. Ma seria. Ragazzi, c'è letteralmente un ultimo che ci pusha. Ci sta. Arrivo. Di cui uno l'ho fatta. Mamma mia. Ne ho fatti quasi due, la vantage one. Mamma mia. Dario 13, ma? Dario? Mocer? Dario, pare se snap. Kai, porco. Jojo reference? Cosa? Sto restando, cioè. Ma restalo un po' più veloce. Ha ragione. Ma no, ma sono già finiti. Da piccolo bully zone. Mi è successa questa cosa, però. Avete un medikit, ragazzi? Sì. anch'io. Dai, per favore. No, dai, comunque io non ce l'ho. Cioè, tu ti dai mai una caramella. Quello che è la passiva che si dura automatico. Ci sta. No, è qua, è qua. Non, ma non ce l'avevo io. Grazie, Kai. Non avevo. Io ero senza, l'avrei dato. Ma ragazzi, c'era solo un team. No, infatti è il primo land. Terribile, brutto. Però vabbè, fightano cascate, possiamo andare lì. No, non credo che succederà ormai, purtroppo. Cioè, vabbè, dai, 3 minuti. Ma perché questo astio contro quella squadra lì? Perché forse siamo della Juve, quindi dobbiamo vincere il campionato. Ah. No, io in verità tifo il Sud Tirol. Certo, poi se Allegri fa giocare titolare Milik sapendo che trollerà la partita. Ma no, non lo sapeva che l'avrebbe trollata, se no non l'avrebbe fatto giocare, credo. Però. Ma perché lei l'ha avuta sul ridere, ci sta. Sì. Ma poi puoi fare un'entrata del genere a 18. Ma infatti è lui stupido. Sì, veramente. Neanche Bedini agli Oscar dell'anno scorso. No, assurdo. Io sto pushando, credo. Vabbè, però credo, non so dove siano. Quella pippa di Miretti, Alexandro. Alexandro ha fatto una partita ottima, non ha sbagliato niente e ha pure salvato un gol. Io non so la gente che cazzo ci abbia sempre da dire contro
fai no, tutto. La, no, voi avete no, 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 perché i tifosi di calcio hanno sempre da ridire su tutto per sentito dire, senza, cioè, senza guardare le partite. Alessandro, ho visto tutti criticarlo, non ha sbagliato nulla e ha pure salvato un gol che sarebbe stato gol senza di lui. No. Ma non ha sbagliato niente, niente. Niente, niente, non ha, ok, ma no, a me sta sul cazzo Alessandro, fa cagare, dovevano cacciarlo 3 anni fa, ma ieri non ha sbagliato nulla. Non c'è nulla da dirgli. Ma che ha sbagliato 50 passaggi. Ma non ha sbagliato nulla ieri, ma non è vero. Non ha sbagliato niente, niente, ha pure salvato un gol fatto. Ha salvato un gol sulla fottuta linea di porta ieri. Oh, vabbè, Miretti è saldato in partita. Miretti, il giocatore più scasso che abbia mai visto. Ma insomma, anche Miretti ieri ha fatto una signora partita. Ha fatto un solo errore, però, no, cioè, vabbè. Miretti, uno dei pochi della Juve che salta l'uomo. Ma ok, no, no, no. Ma che sei? Cioè, abbiamo McKennie cambiato. McKennie top dribblatore. No, perché fa sempre la solita giocata del cazzo che fa schifo. Kostic sa usare solo l'interno sinistro. Lo usa pure di merda. Non... No, così ciò sa fare solo una mossa. Così ci ha fatto una mossa. Corre e poi attacchetto se la riporta indietro. Perché mi ha dato una chip? Perché al capo ne ha eliminato che io non ho fatto niente? Forse l'hai colpito mentre stava per terra, ma non te l'ha data la kill, però Ah, no. No, Xander. Grazie per l'offerta, rifiuto. Salgono, eh. Da Kai, lo pushano. Ragazzi, io ci sono per E loro ti inseguono. Ah, ma l'ha fatto veramente, ci sta. Come kill da grande. Qualcuno ha vinto l'Inter. No. Unexpected. No. Adesso la Juve. 40 punti di vista. Ce l'hai, Kai, ce l'hai. È tuo. È tuo. Che mira di merda. È tuo, vai. È tuo, quello là sotto è tuo. C'ha tipo uno di vita. Sto ricaricando. Mo Kai muore dal Nessie. Ricarico. Facciamo che vado un pochettino dietro. Ricarica Cody in corso. Oh, il Nessie sta colpendo. No. Ma che vuoi? No, cosa? Che è successo? Io ho sparato prima. Ma non è vero. Ma non è vero. Cioè, i tuoi colpi neanche c'erano proprio. No. Un'armatura bianca. Distrutto? Quale? Chi? Non lo so. È distrutto anche l'Octin, ma c'ha la Wingman. Mi ha fatto tipo 2 HS di fila. No, sono bambuzzolato. No. Basta, la full conferma. Anche l'Octane era distrutto. 145 induit di Wingman. È veramente un'arma antipatica da trovarsi contro la Wingman da drop, purtroppo. Allora, Kai, dobbiamo fare una mossa. Che mossa? La mossa di Edo Kai. La mossa di... Oh, il Messi non fa. La mossa di Edo Kai. Proprio quella. Porco. Ah, il compagno di Luca, ma che hai comprato che non lo riconoscevo? Eh? Tipo io hai fatto una storia con un mago. After God, molto bello. Consigliato. Praticamente c'è questa città dove ci sono questi esseri chiamati Kami. E la gente che li guarda negli occhi muore sciogliendosi. Nico, guarda che push, Quindi tipo le ragazze con me, insomma. Esatto. Edo, era abbastanza palese che fosse un'esca. Secondo me l'hai spaventato con quest'urlo, eh. Quanto ci copri? Grazie, mi fai. È tipo. Edo, non... cioè, io apprezzo la tua perseveranza e voglia di fare, però pushare due spade. Il Nessie! Oh, ne ha noccato uno il Nessie. Ce l'hai! No! Culo di vita. Io adesso sì. Perché mi sono un pochetto rotto le palle. Ma no, facciamo fino alle 23 no, Apex. Certo. Infatti, ma poi vinciamo, dai, se no non puoi staccare senza vincere. Prego. Come si chiama? Ma cosa? After God. After staccato God. Sono usciti 6 volumi in Giappone e 2 in Italia.
E comunque ho letto solamente i primi due capitoli per ora, Davidotti, quindi io non assicuro che sia un'opera assurda, non la sto consigliando, ho solamente detto che l'ho comprato, poi non mi dite nulla. Lo stile di disegno è molto bello, sembra molto, molto simpatico. Ispira abbastanza, poi è una serie in corso, si recupera velocemente, dimmi. Per domani dovrei studiare Boccaccio, mi sai dire qualcosa? Sì. E cosa? Boccaccio. Su cosa ti... cioè, tutto in generale? Biografia, opere? Non so, penso vita e cose. Vita e cose. Cioè, sinceramente manco l'ho letto. Allora, è un autore italiano. Oddio, davvero? Sì. No, vabbè. Nato a... Pistoia. Gerusalemme. Gerusalemme? No, quello era un altro. Quello nato a Gerusalemme era un altro, credo di ricordare. Aspetta, esatto. Vediamo. Allora, secondo sempre me... sempre caro mi fu questo Gerusalemme. Secondo me Giovanni Boccaccio nacque nel 1313, probabilmente a Certaldo. No, no, probabilmente no. Allora, iniziamo male. Se io ti sto interrogando, io voglio certezze. Dove è nato, Edo? No, non probabilmente. C'è scritto probabilmente a Certaldo o forse a Firenze. Ma non sei sicuro, manca sicurezza. Il libro c'è scritto così. O forse stanno, Firenze. Ma secondo me si per il golpe di Ciccio. Cosa? Noi tre basta, penso. No. Sarebbe un po' brutto. Ormai c'è ancora qualcuno che vuole la vita, ormai solo il pensiero conta. Ma la vita dell'autore te la impari per aggiungere cose nell'interrogazione, perché tanto è una cazzata. Quindi chi se ne frega. Ma l'autore è la prima cosa che chiedo. Certo, io il problema vorrei capire se il problema c'ho questo a fare interrogazione il primo giorno, secondo quel di maestro. Ma infatti come si fa? Ma come veramente assurdo. Sono qua. Tutto questa cosa. Incredibile. Cavolo, hanno il Nemesis, è un'arma veramente brutta. Sarà destino. Occhio, Edo, secondo me muori. No, ma perché questo mi fa una chiave? Ma questo pensava di vincere, credeva... Mamma mia. Dopo aver final killato Edo, malissimo. Vieni dal tuo paparino. Edo... cagato. Ai. Sì? Finalmente Kai si è messo una leggenda seria comunque. Adesso sì che si vince. Ma cosa stai facendo su quella cassa? Non è pieno di op-up, però nessuno che mi interessi, quindi se volete... Davidotti, merda. Vuoto. Ho declinato gentilmente l'offerta, Xander. Leggenda serissima. Minchia, sì. Allora, qua davanti hanno aperto delle casse, quindi immagino che ci sia gente. Dimmi, non ho capito. Io, prima di rifiutare queste offerte... Sì? Terrei conto se ci potrebbe essere una ricompensa in soldi. Ma allora, io non voglio una ricompensa in soldi, io voglio un pagamento anticipato, in caso, e poi anche una ricompensa in soldi. Sono assai vicini. Cioè, sento il rumore delle bombe veramente potenti di Fuse che non mi fanno capire dove si trovino i nemici, però. Il Mirage è qua davanti. È qui, credo. Ma mi sembra da solo. Ok, ragazzi, andiamo a fare 1300 metri. No, veloce, più veloce. No, ti siamo voglia. No, no! Oh, che cazzo è sta roba dietro? Ah, ma era sceso veramente. Roba dietro? Ho fatto dei danni. Non mi sto danni. Ci sta.
No, ragazzi, ragazzi. Ci sei, Pandit? Sei nei nostri? No. No, fai la clip, non ci credo. Ragazzi. Cioè, nella prima partita la Spitfire l'avevo usata veramente bene. Secondo me non è il mirino adatto a me. Un caricatore a vuoto è stato veramente brutto. Kai, e siamo di nuovo noi due, bella, pigro. Praticamente tra 8 minuti, Pandits, sei dei nostri. Cioè, prima mi serve sapere se sei dei nostri. Poi... poi potremmo fare spoiler. E... vabbè, sei uno contro due. Bella mira. Bella mira. Ci sta. Non penso come la mia prima di Spitfire. Vediamo se mi batti. No, letteralmente ho preso un colpo, quindi non io ne avevo presi zero. Ah no, non è vero, avevo fatto 48 fine scarica, dai. Peccato. Ah, Fred, mi sa che ne faremo un'altra. Vabbè, questa è durata veramente poco. Inizio, va bene, Davidotti, proprio appena scoccano le 23 e non giochiamo più ad Apex, quindi penso questa sarà l'ultima, quindi quitteremo la partita? Duri. No, vabbè, dai. Cioè, no, non credo. Ma la Flavio non credo. Ma quindi chi c'è su Golf? Noi tre più Davidotti e basta. No, vabbè, che triste. Cioè, siamo veramente in pochi. Vabbè, noi in quattro, dai. Il tutorial, perché prima l'ho disinstallato. G-Shadow che sta ne... ma G-Shadow c'ha scuola domani. Che cosa nerda da Apex alle 22:54? Ma perché tanto va alle medie, cioè. Ma Pandits non c'è. Ma Pandits non lo so, non me lo continua a non dirmelo. Io gli ho chiesto alle 23 sei dei nostri. Alle 23 sei dei nostri. Io non capisco se lui alle 23 sia dei nostri o no. No, non c'è un tutorial da fare. Io non l'ho mai fatto, scusa. Infatti anche io ho fatto tutorial, quindi... ma io no, ma che tutorial? I drop come si riscattano? Devi avere l'account EA collegato a quello di Twitch. Punto esclamativo drop. E ho fatto appositamente il comando con tutte le informazioni. È molto facile, devi guardare 2 ore di live e in automatico poi ti compare nell'account di Twitch, riscatta. Ah, Nico, ho cominciato a guardare solo leveling. Ora comando io. L'anime è proprio supporito, cioè è impossibile essere svegli. Ma allora, solo leveling, non so se hai visto in quale edizione l'hanno fatto in Italia, no? Costa troppi soldi, altro manga che non leggerò mai. Manhwa è coreano. No, non costa troppo. L'hanno fatto pure a colori, cioè. Sì, esatto, è con le pagine a colori. Formato grande con le pagine a colori. Penso costi tipo 10 euro a volume. Non è fattibile. No. Ah, perfetto. Lo so perché ce l'ho tutti. Ah, beh, wow. 15 euro a volume ed è arrivato al volume 15, mi sembra. Sì. Poi avevi tolto le special edition, ma quelle non penso ti interessino. Che kill! Mamma mia, assurda! Che kill, Diego! Facile, ma io non ci credo, però! Vogliamo il replay di questa! Che kill, 7 danni! Si potrebbe dire il Yannick Sinner di Apex Legends qui, quasi! E Zeta Freya, per favore, torna a giocare a Final Fantasy XV. Arrivo. Cosa? Arrivo, Kai. Ma è già morto, mi sembra. Attenzione. Ma no, ma vai da fuori, facciamogli un bel giro. Non morirai mai, Kai. Il salvatore. No, lo sapevo che dovevo sparare dopo. Io ci stavo per morire per sparare dopo. Però posso dire una delle mie migliori esecuzioni degli ultimi tempi. Sono veramente fiero di questa esecuzione della tecnica, ci sta. C'è altra gente? Sono già triste. È uscita veramente bene. Ah, vabbè, grande, 9,40€, che cazzo 15, GGGG, Kai.
sbugiardato da Davidotti. Cheat lo so perché li ho tutti. Vabbè, vabbè, incredibile. O magari Davidotti non è che Kai fa false informazioni, magari lui li ha pagati veramente 15, è tipo stato scammato dal fumettaro che gli ha... Da Banzai stavano 15. Vabbè, sarà stato scammato, da Banzai hanno cambiato l'etichetta del prezzo, tipo, e lui li ha pagati tutti 15. Guarda, da Banzai me lo aspetto. Oh, ma guarda che Banzai fa cagare. Mica, ci sono stato l'altro giorno, non hanno niente. Cercavo due manga appena usciti, non ce li avevano. Ma appena usciti, ma non gli arriva neanche. Ma cioè, Banzai, andando avanti, mi rendo sempre più conto che c'ha solamente roba mainstream. Se cerchi roba non un pelo più ricercata, ma non completamente mainstream, non la trovi. Io stavo cercando. Ma allora, io stavo cercando il cofanetto di No You Girl, che non so se conosci. Ok, è un manga in tre volumi della J-Pop, era appena uscito il cofanetto, tre volumi, e l'autore è lo stesso di Alice in Borderland, quindi non è che è un... Ok, non è un autore sconosciuto. E non ce l'avevano, cioè non ce l'avevano proprio, neanche a catalogo, non ce l'avevano. E After God, neanche a dirlo, pure quello non ce l'avevano, ma perché quello è della Dynit, e loro non tengono case editrici diverse da fottuta J-Pop, Star Comics e Planet Manga. Se cerchi manga della Dynit o di qualsiasi altra casa editrice, lì non li trovi. Tecnico, ma perché Banzai, ho capito che cioè, fanno i soldi facendo roba mainstream. Perché? Oh, che bello, un negozio di anime, Naruto, che bello, l'infanzia. E quindi va qua davanti, hanno aperto il drop. No, sì, però... Ma cazzo, ti ho permesso a prendermi il crabber? Ah, qui, dopo non ci sono. Ah, c'era il crabber qui. No. Ok. Nico, se lo contatto con mia madre, sei... Ah! No. ...44 a quello. No! Oh, ragazzi, non riesco a salire, mannaggia. Ma... a chi? Nico, ho ucciso quello col club. Ne ho uccisi due quasi, però... Uno solo, ha uno di vita, qua, buono. Non siamo soli. Ok, mi puoi restare se lo fai subito. Io steam e scappo, che tanto questo sta con la spada. Tranquillo, ci penso io a killarlo. Vai. Cazzo, quello aveva uno di vita, mannaggia, okay, mi ha beccato uno scope di Sentinel. Corri verso di me che te lo hitto, vieni, aspetta, tra poco. No, scappa verso di me, portalo verso di me. Bro, dove cazzo vai? In ulti. A poco, pochissimo. No, c'è di vita. Lo so. Chiamo, ci arriva una spadata in faccia. Penso si finisca la battery, però. Ma vai tu da quella parte, io dall'altra. Vado da questa, vai. Ok. 105. No. Preso. Preso. Ah, voleva fare il trick. Beh, me l'ha fatto. Vado verso il respawn. Vai a prendere il banner, vado verso il respawn diretto io. Dai, cosa mi offri se ti prendo il banner? No, per favore, non farlo scadere, dai. Cosa mi offri? Un bacino se vuoi. O partecipi al golf o niente. Guarda, a Sani l'ho offerto e mi ha offerto il sushi, quindi... Ah, dai, no, Edo, muoviti. No, ma mi sta lutando. Ah, beh, che armi, usereste su Wraith per fare i 4K? Carabina, un SMG. Lombo G7, sì, ci sta. Ma sai, ma quello col crabber dov'è? Li puoi fare anche solo di carabina, però, Davidotti, se vuoi, cioè, se qualcuno ti chiede aiuto per fare i 4K, che vuol dire che non li ha mai fatti, io non gli risponderei, li puoi fare solo di carabina, cioè, gli consiglierei un'arma da lunga distanza a questo punto. E direi lombo al momento. Che cazzo è il crabber? Direi che lombo è la migliore. Hai già le armi? Sì, però no, senza gli accessori. Non gioco da... la season di Seer, quindi... Volendo il G7 pure. No, ragazzi, non ho il crabber.
Entro in depressione. Vabbè. No cadaver, no party. Vabbè, ma cioè, io piango. Dai, ci sta. Non... Comunque, è veramente difficile da averlo ogni partita. Mi potrebbe dare per cortesia. Davidotti, scrivi a Seba se viene a fare una partita di golf. Che sostituiamo Kai con Seba, non è la stessa cosa in caso, però vabbè. G-Shadow non glielo chiederei perché tanto adesso va a dormire e lui deve dormire. Ma tu pensi che quello va a dormire? No, non va a dormire, fa finta di andare a letto. Vabbè, tanto gli può dire a suo padre che è per una buona causa. Sì. La golfata è una buona causa. Beh, quello sicuramente. Sì, ti offro. Facciamo una live. Come? Difro, non Diofro. Davanti a me. Ah, ok. No, mi ha smoccato. E adesso come farò? Cioè, adesso non ci vedo. Oddio, più nulla. Pure. Ma ora non ci vedo più nulla. Come farò? Sono perso ora. Oddio. Beh, intanto... Se non c'è la spada, ecco. Quello sul tetto è craccato. Purtroppo non ho la ulti per pusharlo. E ne sento due da me, credo, sotto. Ma Edo non li vedi da là? O sopra, no, sopra? Sono tipo tutti qua da me. Sì, esatto, è successo questo. Infatti ho detto io che li sentivo. Mi sembrava veramente bizzarro, non ci fossero. Ok, vabbè. E ha la spada la Bangalore. Ma! Ah, vabbè, classica hit di spada. Vabbè, Caio, sinceramente. Una regolare hit di spada da... dalla base di lift alla cima. Ma io non capisco. Cioè, tu scusa, da sotto non c'erano. Perché erano sotto? Loro sono saliti dalle scale poi, in due. Ah no, dalla porta sono entrati. Forse erano sul tetto. Vabbè, dai. Dice che per scaricarlo ci vogliono circa... Ma non posso parlare tipo per un quarto d'ora. Basta che giochi. Va bene. Dice che per scaricarlo ci vogliono circa 20 minuti. Ok, ma tipo, cioè, lo mette a scaricare o lo mette a scaricare? Cioè, infatti, questo è fatto. Cioè, perché se ci mette 20 minuti potrebbe venire dopo la prima partita, in caso. L'ho messo, easy. Allora, vabbè, inizio già a creare il party mettendo tutti. Va bene. Allora, ragazzi, stacco Apex, vado a fare qualche partitina su Golf with Your Friends con gli amici. Per i drop rifarò una live di Apex domani, quindi domani sera. Domani faccio un pelo più lunga, quindi se vi mancano dei drop da riscattare, ci sono domani dalle 21, credo. Non penso di fare il pomeriggio, però dalle 21 fino a mezzanotte, mezza luna, quindi domani... No? È mondo palle? Ma perché domani ho la palestra... Ah. Vabbè, magari riesco anche ad andarci di mattina, però boh. Vediamo. Comunque sicuro Apex la sera dalle 21, quindi se avete ancora bisogno di riscattare i drop, domani dalle 21, 100% ci sono, e domani è l'ultimo giorno, poi c'è anche martedì in verità, però martedì sarebbe fino alle 19, vediamo. Domani tra l'altro posso aprire il pacchetto dell'evento, credo. Domani vediamo, rifacciamo il calcolo. 4560. Sì, ci arrivo preciso. Più 1800, sì, arrivo 6360. Arrivo preciso a prendermi il pacchetto dell'evento. Ci sono anch'io per golf. Incredibile. Se qualcuno vuole partecipare a golf, adesso mi dite il nome, Golf with Your Friends, e potete joinare. Cosa vuol dire flash? Flash con veloce. La E. Flash vuol dire veloce. Flash con la E. Termine utilizzato in gergo videoludico, significa che il nemico non ha l'armatura, gli stai colpendo la carne. La rotta in flash di Minecraft.
la carne marcia di Minecraft, la Rotten Flesh.